Ciao cari amici e ben ritrovati nel mio canale In Cucina con Graziella. Io mi chiedo, poteva mai mancare la pizza di scarole a Natale? Certo che no! Allora noi la faremo più semplice, perché non abbiamo tanto tempo, abbiamo tante pietanze da preparare, la faremo con la pasta asciutta, buonissima anche con la sfoglia. Allora, che cosa ci occorrerà? Della scarola già lessata, poi delle acciughe che ho dissalato che avevo messo nell'olio d'oliva, del sale, due spicchi di aglio, pinoli e le olive nere denocciolate. Io delle olive vi metterò il link come curare le olive, quindi come addolcirle velocemente senza ricorrere a prodotti chimici. In modo molto naturale, vi metterò il link. Allora, quindi andiamo ai fornelli per soffriggere, per insaporire la scarola con l'olio e l'aglietto. Andiamo ai fornelli. Padella sul fuoco, olio extravergine d'oliva, un bel giro, bello abbondante, due spicchietti d'aglio, facciamo soffriggere l'aglietto. Poi aggiungiamo le acciughine, buone, che danno sapore. Aggiungo la scarola, l'aglietto lo toglieremo poi, facciamo insaporire la scarola, ecco qua. Semplicissima da preparare. Aggiungo ancora le olive. Beh, questa per il quantitativo è un po' a piacere, secondo i propri gusti. Un altro di olive. E poi per finire i pinoli. Naturalmente saliamo. Alziamo la fiamma e lasciamo insaporire la scarola nell'olio insieme alle olive, le acciughine e i pinoli. L'aglietto si può anche togliere. Che bei colori, eh? E il sapore. Guardate che spettacolo la nostra scarola, è quasi pronta per la pizza. La pizza con la scarola è un classico, si mangia sempre la vigilia di Natale in tutta la Campania. Ora dobbiamo solo riempire la pasta asciutta. Eccola qua. Allora, buco la parte inferiore, così non si gonfia in cottura. Scarola, ecco, e riempio tutta la nostra pizza focaccia. E pizza e focaccia. Velocissima da preparare e buonissima da mangiare. Non ci stressiamo troppo con i preparativi,
abbiamo più tempo da dedicare ai nostri figli, ai nostri parenti e mangiamo bene. Ripieno messo, occupiamoci dell'altra sfoglia. Dobbiamo soltanto aprirla. Intanto ho acceso il forno, modalità ventilata, 180 gradi. Allora, ora dobbiamo chiudere le due sfoglie, in modo che il ripieno non possa uscire in cottura. Infiliamole. E pinziamo in su. Taglio la parte in eccesso di carta forno. Sistemo un po' meglio la sfoglia. E poi la devo bucare perché in cottura deve fuoriuscire il vapore. Molto 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 semplice da preparare. È una pizza rustica. Ora andrà in forno. Forno ventilato a 180 gradi. Dobbiamo controllarlo ovviamente la cottura. Ok? E dopo 30 minuti di cottura, modalità ventilata, forno a 180 gradi, ecco qui la nostra pizza di scarone. Mi faccio una bella rustica rustica, come deve essere. Faccio un bel pezzetto e guardate che cos'è. È calda e quindi guardate l'interno. Bene cari amici, con la pizza di scarola io vi saluto, naturalmente vi auguro buon Natale, un sereno Natale insieme ai vostri cari e vi rinnovo la solita raccomandazione, iscrivetevi, attivate le notifiche e tutti i prodotti che ho usato per la realizzazione di questa video ricetta ve li lascio in descrizione. Ciao ciao!